agli studi giuridici Paolo Conte, che da giovane aviere, questo me l'ha detto suo cugino, già pensava ad azzurro, non è ovviamente a lungo restato fedele e il suo talento è stato così presto libero di affermarsi. Su una sintetica ricostruzione dell'opera di Paolo Conte e sulla singolare fortuna della sua opera ci intratterrà tra breve il professor Marcello Verdenelli. Mi limito qui a sottolineare che la cerimonia di oggi intende non solo premiare l'autore, ovunque acclamato ed apprezzato, ma anche esprimere profonda simpatia al personaggio schivo che si muove con raffinata discrezione ed estrema dignità in un ambiente che sembra invece privilegiare l'esibizionismo e la futilità. Paolo Conte, nonostante questo, o forse proprio per questo, ha saputo donarci delle note e delle parole che sono riuscite a metterci in sintonia con la nostra umanità. Per questo, a nome di tutti i presenti, gli dico con grande stima grazie. Seguendo un rito ormai consolidato nel nostro Ateneo, i professori Simona Costa e Marcello Verdenelli prenderanno ora la parola. La professoressa Costa, preside della Facoltà di Lettere, leggerà la motivazione della facoltà e il professor Marcello Verdenelli, docente di letteratura italiana, svolgerà la tradizionale laudatio. Successivamente Paolo Conte, dopo la lettura della motivazione e con la consegna del diploma, entrerà a far parte della schiera dei laureati honoris causa del nostro Ateneo e in questa veste svolgerà la propria lectio doctoralis. Subito dopo la cerimonia, e questo lo dico per gli studenti che ci stanno ascoltando, presso l'Auditorium San Paolo, Paolo Conte incontrerà gli studenti. Grazie. Il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, nella seduta del 4 luglio 2002, relativamente alla proposta di conferimento della laurea honoris causa in lettere moderne a Paolo Conte, si è espresso positivamente all'unanimità. Il testo della delibera adottata è riportato integralmente. La preside ricorda che per iniziativa del professor Verdenelli è stata avanzata la proposta di conferire la laurea honoris causa in lettere moderne al dottor Paolo Conte per l'alta valenza letteraria della sua proposta artistica. In proposito si sono espressi favorevolmente tanto il Dipartimento di Ricerca Linguistica Letteraria e Filologica, che l'ha fatta propria, che il Consiglio di Classe delle Lauree in Lettere, riconoscendo il prestigio e la fama raggiunti dall'illustre personaggio e la sua qualificata presenza nell'universo musicale contemporaneo. Ricorda quindi che la deliberazione del conferimento va presa con la maggioranza dei 2/3 dei voti della facoltà. Il professor Poli, direttore del DIPRI, presenta la figura del dottor Conte e passa la parola al professor Palla per riferire che il consiglio di classe da lui presieduto ha unanimemente espresso parere favorevole a tale proposta, riconoscendo il profilo artistico e culturale di Paolo Conte, musicista di statura internazionale e autore di testi per canzoni considerati tra le più interessanti produzioni poetiche dell'ultimo Novecento. Prende quindi la parola il professor Verdenelli per illustrare dettagliatamente la proposta con un'accurata relazione, il cui testo è riportato in allegato al presente verbale. Dopo ampio dibattito, il Consiglio di Facoltà delibera all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano di conferire la laurea honoris causa in lettere moderne al dottor Paolo Conte con la seguente motivazione ufficiale: per aver tradotto in un linguaggio del tutto originale, ricco di significative trame testuali e poetiche, tipi, luoghi, situazioni, storie, atmosfere ed aspetti dell'immaginario del nostro tempo. Mi sia consentito, fra i tanti telegrammi e messaggi di auguri e congratulazioni che sono arrivati per questo evento, di dare almeno lettura per tutti a un messaggio
più lungo e significativo, che proviene da un ambiente forse particolarmente vicino a Paolo Conte, cioè dall'Università di Genova, dal Dipartimento di Italianistica dell'Università di Genova. Cara Preside, con vivo rammarico non potremo essere presenti alla cerimonia per il conferimento della laurea honoris causa in lettere moderne a Paolo Conte da parte dell'Università di Macerata per la malaugurata convocazione di un consiglio di facoltà proprio in questo stesso pomeriggio. Ti saremo grati se vorrai trasmettere a Paolo i rallegramenti di tutti gli amici genovesi che continuano a sperare di riaverlo prima o poi tra loro. Troppi anni sono trascorsi da quell'incontro con gli studenti e con i docenti della facoltà di lettere che è entrato ormai stabilmente nella costellazione degli eventi memorabili, pochissimi in verità, accaduti nell'Università di Genova. Abbraccia il neodottore, salutami caramente rettore, colleghi e studenti di Macerata, con affetto sono il Franco Contorbia, Luigi Surdice e gli altri colleghi del Dipartimento di Italianistica di Genova. Prego ora il professor Marcello Verdinelli, professore di letteratura italiana, a prendere la parola dando inizio alla rituale laudatio. Grazie rettore. Devo dire che il protocollo dettato dalla solenne circostanza, però non posso tenerlo sempre in mano, se ci sta. Inizia male la serata. Il pomeriggio non promette bene. Grazie. Allora, dicevo, il protocollo dettato dalla solenne circostanza richiede che il laudatore, così come si chiama, sia rigoroso. E io, e ben presto tutti voi ve ne accorgerete, non potrò esserlo, nel senso che la mia laudatio, per rimanere in tema, sarà intanto in tono minore. E quella laudatio che con grande slancio di generosità e di fiducia la facoltà di lettere e di filosofia ha deciso di affidarmi. E poi perché in qualche modo risulterà fortemente inficiata da un rapporto di amicizia di molti anni, quasi 25 anni, e un po' strano, un po' curioso, come avviene solitamente tra uomini un po' difficili, strani, forse anche un po' sognatori. In tutti questi anni ci siamo sempre scritti delle lettere, ma carteggio neanche molto fluente, molto parco, molto misurato, e quasi mai ci siamo telefonati. Credo che questo sia stata la salvezza della nostra amicizia. Io mi ricordo 15 anni fa mi trovavo a San Salvatore Monferrato per un convegno su Cesare Pavese, chiamai l'amico Paolo, eri in partenza per Zurigo per un impegno artistico, non ci incontrammo 15 anni fa. E l'8 di gennaio di quest'anno Paolo Conte mi ha chiamato a casa di sera, mi ha talmente sorpreso quella telefonata che io poi sono stato io garbatamente quasi a chiuderla, perché mi sembrava intanto strano, forse pensavo che fosse un sosia, una controfigura, una faccia in prestito, e poi alla fine ho detto ma poi non vorrei rovinare, no, quel rapporto epistolare che voglio sperare sempre in quella forma estremamente misurata e parca possa continuare negli anni. E ora devo venire così all'aspetto, come dire, più ufficiale, e devo, di solito si dà sempre l'indicazione relativa al giorno, il mese, all'anno di nascita. Io non lo farò, dico solo che Paolo Conte è nato a Asti, perché credo che questa origine astigiana sia importante per capire molti aspetti della sua produzione. È laureato in giurisprudenza e già da ragazzo, vivendo in un ambiente familiare sensibile al mondo musicale, il padre Gigi, di professione notaio, non solo nutriva una profonda passione per le canzoni italiane, francesi, americane, ma suonava imitando lo stile di Charlie Kunz, noto pianista di varietà. Comincia quindi a coltivare quelle che a distanza di tempo ha sempre riconosciuto essere le sue vere passioni, il jazz americano, il cinema, il mondo delle arti figurative. Ed effettivamente le misteriose, impalpabili suggestioni che promanano da questi linguaggi, da queste forme espressive, agli occhi di Conte un vero e proprio punto di forza di tutta l'arte novecentesca, sono suggestioni che hanno caratterizzato profondamente la sua poetica musicale e artistica.
suona inizialmente il vibrafono, strumento che ha sempre trovato particolarmente sensuale, ma che dovette ben presto abbandonare, non essendo riuscito a trovare ad Asti un pianista in grado di capirne la lingua e appunto i tanti maliziosi, sensuali sottintesi, in complessi della sua città, in varie poi tournée, soprattutto suonali inizialmente. Si dice molto spesso, ed è una riflessione che mi sento di condividere pienamente, che ci sono degli artisti che, nonostante la loro giovane età, sono già vecchi, vecchi di pensiero, vecchi di idee, mentre invece ce ne sono altri, molto avanti negli anni, in grado di sprigionare una giovinezza di pensiero, a volte persino imbarazzante. E si dice anche che musicista si nasce, non si diventa. Paolo Conte è nato musicista, o meglio, è nato, come è stato osservato già dalla critica, parafrasando il titolo di un suo significativo brano, sotto le stelle del jazz. E il jazz, l'amore per la grande cultura nera, per i grandi artisti di Harlem, è una stella che è rimasta sempre accesa nel suo cielo, magari arricchita nel tempo di apporti timbrici, di sonorità, di ritmi, di suggestioni, pescati nel grande affascinante mare dello swing, del blues. E Conte arrivò persino a rappresentare nel 1969 l'Italia in un importante concorso jazzistico internazionale a Oslo, in Norvegia, piazzandosi al secondo posto. Il jazz è stato per Conte una vera e propria rivelazione, come una vera e propria rivelazione è stata quando ebbe modo di assistere con l'amico Mingo Chiodo a un concerto del Grand Airlines, un'emozione così intensa da impedirgli al ritorno di guidare la macchina, le gambe, come a lui stesso dichiarato, gli fecero Giacomo. Ma il jazz è anche il grande magico Duke Ellington, ai cui concerti andava accompagnato da suo zio. Jazz che non è solo la scoperta di un nuovo linguaggio musicale, ma anche e soprattutto la rivelazione di una bellezza nera, di una corporeità che incanta per quel ritmo che lei è connaturato. Non solo, ma Conte comincia a leggere Duke Ellington, sempre più il mito di Duke Ellington, paragonandolo a un pugile, al grande Ray Sugar Robinson. Io aggiungerei a questa galleria di pugili danzatori il grande Georges Carpentier, chiamato anche il pugile orchidea per la sua eleganza sul ring, dove il pugile non è più semplicemente pugile, ma raffinato e magliardo incantatore, danzatore, corpo che si muove con un'eleganza che è musica allo stato puro, assoluto. Finita l'università, lavora come avvocato presso l'ufficio paterno, ma sente che quello non è il suo mondo, benché a quel mondo abbia attinto più di una storia, più di un personaggio, più di un tipo. Penso per esempio a quella figura assolutamente esemplare nel suo repertorio del curatore fallimentare, magistralmente fissata come una sorta di primo tempo filmico nel brano Sono qui con te sempre più solo, della raccolta Paolo Conte del 74, e come secondo tempo nel brano La ricostruzione del Mocambo, sempre nell'album dal titolo Paolo Conte del 75 questa volta, dove appunto attorno al Mocambo, mitico bar, ruota un mondo, una variopinta folla di personaggi già contiani nel loro respiro esistenziale, elegantemente segreto, malinconico, chiuso, spigoloso, quanto incredibilmente affascinanti e amabili, un mondo dal sapore fallimentare, mondo fatto di quel brutto tinello marron, che è l'espressione di un modesto sogno borghese, o anche di quel solito caffè bevuto sempre in compagnia del curatore fallimentare, ma dove c'è pure l'ansia, certo, solitaria, dignitosa, e mai apertamente gridata a cambiare vita, a sognare, a uscire da quel mondo che rischia di soffocare il sognatore in luoghi, in atteggiamenti, in parole, insomma in un'abitudine sempre più insopportabile, grigia. A rendere questo mondo amabile è la curiosità di Conte, un artista della sensibilità inaudita, delle mille antenne, ma pur sempre ancorato a quella radice astigiana, provinciale, e dove il mondo contadino che lambisce quella provincia così solitaria, oltre ad essere un mondo di duro lavoro, è anche sogno, raffinata antropologia, quella che Conte ha splendidamente fissato in alcune significative tessere dialettali da lui utilizzate per creare eleganti catene foniche in direzione di una visionarietà persino sontuosa. Ricordo per esempio il magico abbinamento da lui prodotto tra una frase del dialetto astigiano e la lingua addirittura azteca, perché un tratto assolutamente distintivo della sua poetica artistica è già in campo nei suoi album di esordio degli anni 70, è proprio il tratto trasfigurativo, visionario, steso sempre con un'amabile ironia che Conte fa scendere sulla vita quotidiana, accendendo l'abitudine borghese di lampi, di fantasie, di sogni, di emozioni. Se si guarda infatti i primi due suoi album,
si vede come proprio queste siano le direttrici principali. Indipendentemente dai temi trattati, le piccole e grandi frustrazioni borghesi, il bisogno di soldi, una giornata al mare, il viaggio nella nebbia padana, quasi un'immagine cinematografica, la Fellini, la donna con la giarrettiera rosa, l'amore, preferibilmente consumato fuori dalla routine, il mocambo, certi nomi di donna, Wanda, Marisa, ora pressoché scomparsi, azzerati, ma che un tempo erano dei veri e propri romanzi di formazione per i giovani, certi balli, tango, certi luoghi, la balera. Di tutta questa fase vorrei segnalare solo due perle, due pezzi di una poesia assolutamente mozzafiato dal felice montaggio cinematografico, entrambi compresi nell'album Paolo Conte del 75. Brani che sono due emblematici quadri della società italiana del secondo dopoguerra. Il primo si intitola La Topolino Amaranto, brano che mi ricorda certi quadri di Magritte, dove tutto sembra cadere, come un dono insperato, dal cielo. La Topolino Amaranto è un simbolo dell'Italia proiettata verso una modernità ancora accettabile, a misura d'uomo. Non sembri un accostamento azzardato, ma è un conte d'annunziano. Accostamento che riguarda anche la futura sfida linguistica dei testi, dei suoi testi, dove la colloquialità più diretta si sposa a un uso lessicale a tratti sontuoso, intriso di forte letterarietà, per quella magia carica di sensualità e di femminilità che egli è riuscita a condensare in quella Topolino, che oltre a essere un gioiello popolare della Fiat del dopoguerra, è un guscio d'amore. Automobile che D'Annunzio fu il primo ad ammirare come una donna, volgendo appunto l'articolo maschile al femminile. In quel brano c'è un pezzo d'Italia, di storia italiana, di un'Italia che stava uscendo con fatica da disastri e dalle macerie del secondo dopoguerra. E la storia, per Conte, passa in quella frase che ancora necessariamente il brano alla storia del tempo, laddove si legge: oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro di benzina vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia? A piedi chi va? L'auto, che comodità. Storia che è solo un punto di partenza per far crescere, lievitare il brano in direzione di una visionarietà sfrenata, incontenibile, dove la Topolino Amaranto diventa un'Aprilia e rivali non ha. E in quel quadro non può certo mancare l'amore, amore che deve distogliere da una realtà che fuori, nel paesaggio circostante, è ancora dura, tragica, terribilmente tragica. Bionda, non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va, è appena finito il temporale e 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote con i tuoi occhioni, guardi in su, beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Conte è davvero un maestro nel costruire certi quadri. Si capisce perché i testi di Conte siano entrati di diritto in certe antologie della poesia italiana del nostro tempo. E un altro scrittore viene alla mente guardando la sua produzione. Penso a Guido Gozzano, il poeta che ha saputo abbinare il sublime e il quotidiano, il poeta che ha saputo fare una grande rivoluzione di grande portata nella storia della poesia italiana, facendo rimare Nietzsche con Camice. Rivoluzione tanto ammirata poi da un poeta come Montale, da Conte, poi tra l'altro molto amato, molto frequentato. E stesso discorso che si è fatto per la Topolino Amaranto si può fare anche per un altro brano molto emblematico, significativo, dal titolo Genova per noi. Città Genova descritta dai più grandi poeti del Novecento, Campana, Montale, Caproni, e che anche una certa linea genovese della canzone italiana d'autore ha cantato, Tenco, Paoli, De André. Genova che Conte ha guardato, amato soprattutto come città di porto, da cui si parte per un viaggio anche qui, visionario, fantastico, fatto da chi sta in fondo alla campagna, e arriva a Genova con quella faccia un po' così, con l'espressione un po' così che abbiamo noi, prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppure Conte si sente parente di quella gente un po' selvatica, un po' strana, un po' difficile e solo apparentemente scontrosa, chiusa, perché in quella gente c'è un'amabilità e un senso persino dell'amicizia ad altri tempi. Genova per noi, un brano che è stato poi inciso nel 75 da Lauzi e nell'81 da Enzo Iannacci, è una sorta di contiano romanzo di formazione di un'intera generazione. Città Genova che finisce per essere, come finiranno per essere tante altre città nell'immaginario di Conte, un sogno, un'idea come un'altra. Luogo che non può non attrarre chi sta in fondo alla campagna, dove rare volte il sole è in piazza, e dove, con quella sensibilità cinematografica nel rendere certe situazioni, certe atmosfere, il resto è pioggia che ci bagna. Perché la poetica artistica di Conte è fatta anche di certe ambientazioni, la nebbia padana,
che fa lievitare, come dicevo prima, alla Fellini oppure anche improvvisamente come un quadro di Chagall, il reale. La pioggia che diventa complice, come nel brano Gli impermeabili, della raccolta dell'84 dal titolo Paolo Conte, di un amore clandestino, rubato. Ma in Genova per noi c'è anche un tratto di visionarietà carica di esotismo, destinata a ispessirsi e a dilatarsi nella poetica successiva, consegnata nel brano in questione strategicamente a una scelta lessicale di tipo dialettale, è il termine macaia, che nel dialetto genovese significa bonaccia di scirocco. È una bonaccia che dura davvero poco, scatenando una cascata di immagini, di sogni, che sanciscono in maniera inequivocabile il bisogno di evasione di Conte. Macaia, scimmia di luce e di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. Una visionarietà incontenibile, a tratti sontuosa, distesa in un ritmo già giusto, un ritmo che è cinema nel modo di assemblare, di montare le immagini. Visionarietà piena di barocco e di esotismo, carica di letterarietà ma anche di tanta saggezza popolare. È stato già scritto che con Genova, per noi, Conte ci ha dato la migliore caratterizzazione della genovesità, senza scrivere un brano in dialetto, a dimostrazione che a volte è sufficiente la presenza di una semplice tessera dialettale per caratterizzare un intero mondo, una sorta di isola che, benché piccola, appare di una grandezza inaudita, smisurata. Al dialetto Conte è ricorso altre volte, ma sempre parcamente. Naufragio a Milano, spassionatamente. Entrambi i brani in un napoletano al limite del parlato. Dialetto, specialmente quello napoletano, che è una vera e propria lingua. È la curiosità che muove Conte verso la Babele delle lingue, una Babele poetica, laddove la lingua letteraria italiana ha lo stesso valore delle tessere dialettali astigiane, dell'italiano medio e più colloquiale, del napoletano, dell'inglese, del francese, o anche delle tante parole da lui genialmente inventate e non registrate nei dizionari, ma che sono vere e proprie isole della memoria, di un metropolismo culturale sempre acceso, curioso e soprattutto visionario. E questo dato, e cioè quello di una visionarietà che cresce con tratti di antica sontuosità su una realtà minima, quotidiana, è un dato sempre più leggibile nei lavori successivi. Penso alla raccolta Un gelato al limone del 79, dove appunto si dispiega, come dire, un astrattismo in questo album di sapore sempre più esotico, fatto di sensualità, di spezie, di rumba, di sogni arabi, ma anche di quel gelato al limone. Il brano che dà il titolo all'intera raccolta, in cui appunto un uomo regala alla donna che ama un semplice gelato al limone. E in più, in questa raccolta troviamo un brano come Bartali, che è un omaggio su una tessitura musicale di tipo bandistico, altra importante suggestione musicale, a un mito delle corse in bicicletta. In un'Italia divisa fra coppiani e bartaliani, Conte si schiera dalla parte di Bartali, non fosse altro per quel naso triste come una salita. Campione sì eccelso, Bartali, ma dove la fatica, su quelle salite che si arrampicano verso il cielo, gli si legge tutto in volto, mentre invece Coppi sembra su quelle salite volare come un dio. E nella raccolta poi c'è un brano come Uomo Camion, che a me in modo particolare, sempre, come dire, particolarmente tirato l'attenzione, che parla di un uomo che diventa tutt'uno con il suo camion, con cui si guadagna da vivere con assoluta dignità, direi con assoluta poesia. Brano che bilancia, bordeggiando un realismo a tratti aspro e rugoso, la carica di sensualità esotica dell'intera raccolta. E segnale di questo ritorno alla vita, come ritorno alle proprie radici, data proprio dalla presenza di quel casù, che è uno strumento che la voce guida inghiotte nei suoi mugugni, nei suoi inclusivi fraseggi. E anche perché il casù ha sempre rappresentato per Conte l'incarnazione del desiderio di un'orchestra, la sua vera e fidata orchestra. E poi, velocemente, negli anni Ottanta, la produzione sempre più interessante, originale, il trittico chiamato dalla critica del realismo magico, che si inaugura con Parì Milonga dell'81, e poi Appunti di viaggio, e poi Aguaplano, e poi ancora le raccolte degli anni Ottanta, Paolo Conte l'Avia dell'88, e Parole d'amore scritta a macchina, dove le frasi epiche dell'amore lasciano il posto alla lingua burocratica e fredda di un tribunale. E poi gli anni 90, raccolte come 900, di grande evocatività, di grande suggestione, e Una faccia in prestito del 95. Nella prima raccolta Conte torna a sognare una calda atmosfera evocativa quei primi anni del 900, soprattutto di aria parigina, epoca in cui il visionario Conte vede sfilare treni a vapori, macchine da cucire, scatti fotografici al magnesio che fissano in bianco e nero quadri di vita davvero unici, esemplari. Ci basti segnalare un brano come Pesce veloce del Baltico,
dove Conte fa scattare la visionarietà da un semplice menù di albergo. Albergo rigorosamente di seconda categoria, come di seconda categoria sono molti dei protagonisti delle sue storie. In quell'albergo che sembra fuori dal tempo si muovono in un'atmosfera un po' surreale commessi viaggiatori, venditori, incantatori. Il menù recita pomposamente pesce, veloce del Baltico e torta di mais. Menù tanto sontuoso e solenne nelle parole quanto modesto e povero nella sostanza. In realtà si mangia polenta e merluzza. In una faccia in prestito, l'altra raccolta, Lio Contiano torna a scompaginarsi in tanti sosia, in tante facce in prestito, a dire più in generale di quel senso più generale della vita, appeso sempre come un equilibrista circense a un filo. E l'unico salvataggio possibile è dato da certe atmosfere, epoca, un brano dove c'è una frase che è una piccola cinematografia sentimentale. E pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. E poi la musica, Elisir, Cadria, il cinema, ecco, un fachiro al cinema, un titolo che ha detto che poi ricorda Flaiano, un marziano a Roma, molto surreale, onirico, perché poi il cinema, come ho detto prima, è veramente un elemento di forza di Conte. Ecco, tutti questi lavori accompagnati da un sempre più crescente interesse da parte del pubblico e della critica hanno fatto di Conte una delle figure di maggior rilievo nel panorama della musica internazionale. Il successo che paesi come la Francia, da quando Conte ammagliò il pubblico parigino con un concerto rimasto memorabile al Théâtre de la Ville, portando in scena lui, uomo che sta in fondo alla campagna, selvatico, provinciale, un po' rugoso, e con quella faccia un po' così, l'amata figura di Hemingway, una sorta di sosa, di controfigura, di faccia in prestito. E poi il Canada, l'Austria, la Grecia, la Spagna, la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, dove appunto gli è stato concesso, onore davvero concesso a pochi, di esibirsi al famoso Blue Note, il tempio storico del jazz. Gli hanno tributato, e tutti questi paesi, è un successo che non lo ha minimamente cambiato, sia come uomo, sempre più solitario, imprendibile, e per fortuna io aggiungo che sia così, che come artista, sempre più ancorato a un rigore stilistico, musicale, che è solo dei grandi artisti, di quei musicisti che, come si diceva all'inizio, nascono una volta ogni tanto. Per la sua attività sempre più qualificata in campo artistico, Conte ha avuto nel corso degli anni riconoscimenti importantissimi. E vorrei solo citare, perché lo spirito del conferimento di oggi, nel 91, il premio Montale appunto per la sezione Versi per Musica. In quell'occasione l'editore torinese Umberto Alemandi, raffinato editore torinese, fece uscire un librino raro e prezioso dal titolo Parole, contenente tutti i suoi testi. E poi più recentemente, nel 96, gli è stato assegnato anche il premio Colonna Sonora 96 per i suoi contributi sparsi alla musica da film e poi anche per il teatro. E ecco, avviandomi davvero alla conclusione, non posso non citare, chiedo scusa per i salti che ho fatto, un lavoro come Razzmatazz 2000, un DVD, un lavoro multimediale, in cui Conte ha magistralmente condensato con una sensibilità artistica davvero stupefacente per risultato letterario un suo vecchio amore, un suo vecchio progetto, un suo vecchio sogno, ma rimanendo pur sempre l'uomo che sta in fondo alla campagna e con quella faccia un po' così, il progetto di un film, di un vaudeville, che parlasse di quel primo Novecento che Conte ha sentito come un periodo pieno di suggestioni, di fascino. Periodo di primo Novecento dove l'Europa, stanca dei suoi miti, febbricitante, a causa di una subdola e maligna malattia, trovò nuove ragioni culturali e poetiche incontrando la nuova musica nera americana che arrivava a scuotere il vecchio continente. Conte ha impaginato un'idea, una fantasia con estrema finezza e che lo vede in campo non solo come impareggiabile compositore di musiche e di testi, ma anche come raffinato disegnatore, vocazione che io ben conosco, avendo una volta accompagnato una delle sue lettere con un disegno che io non ho bruciato, che ho conservato, in cui appunto quest'epoca si respirava già tutta, facendo trapelare un ispirato tratteggio fumettistico dell'alta tradizione, alla Pratt, per intenderci. Ben 1800 disegni e tavole Conte ha preparato nell'arco di 30 anni per questo lavoro e che la città di Macerata, poco più di un anno fa, ha potuto ammirare in occasione di un altro magistrale concerto di Conte, appunto allo Sferisterio, in un'esposizione tenutasi agli Antichi Forni. È un vaudeville sulla vecchia e cara Europa che per certe calde e sensuali atmosfere a me ricorda una perla della cinematografia del nostro tempo, L'ultimo tango a Parigi, di Bertolucci.
La vecchia Europa si sta trascinando addosso una malattia maligna e insidiosa che nessuno riesce a diagnosticare con precisione. Solo gli artisti di razza, quelli che nascono una volta ogni tanto, sono in grado di leggere i sintomi di quella malattia, tentando le uniche cure possibili, quali quelle della musica, del cinema, del vaudeville, della pittura, della letteratura, del ballo. Conte ha curato quella malattia con la bellezza nera, che è una bellezza sorprendentemente piena di musica, di ritmo, di sangue, di corpo, di danza, di visionarietà, di poesia, di sogno. Tra l'altro, in Razza e Mataz torna tutta la galleria di suoi personaggi, almeno di quelli che con quella bellezza nera hanno avuto un commercio più stretto e sanguigno. Non a caso Razza e Mataz è stato visto come una sorta di summa del conte pensiero, intanto perché Razza e Mataz, che nello slang dei vecchi ballerini americani significava bugiarda, e come ha dichiarato lo stesso conte, la terminologia jazz l'ha mutuato da lì, è un nome che ha, come sovente succede nella sua poetica, il timbro e il fascino di una storia che merita di essere raccontata. E poi perché Conte può tornare a quella radice jazzistica iniziale, fatta di tante cravatte sbagliate, di argenteria sparita, da donne che non capiscono e non capiranno mai il jazz, da cui è partito per conquistare l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti. In quella galleria si affollano personaggi che sono un po' parenti dei tanti personaggi costruiti nei suoi lavori precedenti. Ci sono gli amori e le malinconie di sempre, gli affrori e le accensioni di sempre, i sogni e le fantasie di sempre. Ci sono ardenti King Kong, bugiarde e seducenti Razza e Mataz, del duplice senso gergale di donne e di musiche, cani gialli, nebbie, fumo, tanti corpi neri che disegnano nell'aria evoluzioni e figure con un ritmo che non è scritto da nessuna parte, eppure c'è, esiste. Città rosse e magliarde, bocche serche danzano come antichi sultani, un verde Mozambico, Parigi, le scommesse, i trucchi, i giochi della vita, e c'è infine anche la pittura, il cubo futurismo, soprattutto la musica, il jazz, blues, il ballo, il rhythm and blues, la letteratura, soprattutto di gusto parigino, anni 10 e 20 del Novecento, il teatro, il varietà, il vaudeville, il cinema. C'è persino quel Cazzoo che con la voce raschiata di Conte fa un'orchestra che è la sua vera e più sicura e più fidata orchestra. Credo che un verso del poeta Dino Campana, che proprio in quegli anni beveva quel tipo di sensibilità artistica nuova, possa senza stonatura aggiungersi a Razza e Mataz, laddove il poeta di Marradi scriveva in un testo trascinato proprio dal tema del viaggio e dal titolo Dualismo, lettera aperta, Manolite Cegarrai, questa frase: le calme oasi della sensibilità della vecchia Europa. In quella galleria di personaggi strani, di nomi assurdi ed esotici, di facce in prestito, non ho trovato l'amato Hemingway, ma può darsi che mi sbagli, e questo poco importa. Quell'ombra di Hemingway che Conte, a partire da quella magica serata al Théâtre de la Ville a Parigi, dove esordì proprio con Hemingway, ha sempre portato con sé nella sua valigia in giro per il mondo, per non essere troppo solo del teatro della vita. In questo pomeriggio così carico di magia, in cui vedo profilarsi figure strane, sogni strani, personaggi strani, ombre strane, mi piace pensare che l'ombra di Hemingway sia accanto a Paolo Conte. E allora, Monsieur Hemingway, ça va. Ringrazio il professor Marcello Verdenelli per la sua laudatio e do quindi lettura della formula di rito. In nome della legge, noi, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 4 luglio 2002, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 27 settembre 2002, conferiamo all'avvocato Paolo Conte, nato ad Asti il 6 gennaio 1937, la laurea honoris causa in lettere moderne. Questo è la... Ah, scusi un attimo.
solo io. Con questa proclamazione l'avvocato Paolo Conte entra a far parte della schiera dei nostri laureati honoris causa. In questa veste lo invito a pronunciare la sua lectio doctoralis, se vuole appoggiare, sul tema I tempi dell'ispirazione il pomeriggio. Originariamente il titolo era soltanto Il pomeriggio. Trattandosi di una tesi di laurea o di un surrogato della stessa, abbiamo dato una veste, diciamo, conforme alla nostra burocrazia, col sottotitolo e il sovratitolo. Comunque ampia facoltà di svolgere il tema liberamente. Signore e signori dell'Università, su questa mia faccia, sempre a patto che sia sufficientemente espressiva, potete leggere tutta la soddisfazione per l'onore che mi fate, ma anche potete leggere tutto l'imbarazzo di uno che non è assolutamente in grado di tenere per voi una lectio doctoralis. Le mie parole saranno semplicemente una conversazione, mettendo insieme delle cose che so con delle cose che non so, delle cose che credevo di sapere con delle cose che credevo di non sapere. Ma soprattutto, teniamo presente, sarà una mistura di scherzi della memoria con sobbalzi della fantasia. Perdonatemi in anticipo. E allora partiamo subito alti, anzi altissimi, Giacomo Leopardi. Come voi sapete benissimo, molto meglio di me, molto più profondamente di me, la sua canzone Alla primavera porta anche un sottotitolo molto fluido e molto conturbante. Dunque, Alla primavera o delle favole antiche, dove questo sostantivo leggero, favole, con questo aggettivo più pesante, antiche, servono per creare una sensazione di lontano e di segreto che accompagna e assiste la risalita del poeta alla sua fanciullezza, ma anche per spiegare, delineare una consistenza del mondo, una consistenza arcaica e arcana che è nascosta e sembra riaffiorare sotto gli agguati, le suggestioni e le tentazioni di quella stagione speciale, magica, che è la primavera. Bene, fin qui mi pare niente di speciale. I problemi arrivano se io comincio a dirvi che dopo tanti anni di lontananza al mondo delle lettere, per inconscio o incoscienza, io ho coltivato una convinzione che quel sottotitolo fosse più lungo, ed esattamente delle favole meridiane o antiche. Io arbitrariamente ho aggiunto questo aggettivo meridiano, ma non nel senso astrofisico del termine, cioè del mezzogiorno con il sole allo zenith, ma, per dirla con i napoletani, dalla controra in avanti, cioè la seconda parte di luce della giornata, dunque il pomeriggio. Perché mi era sembrato, probabilmente, che proprio il pomeriggio contenesse la massima quantità di antico, portando anche il pomeriggio delle sensazioni
demoniache, portando il pomeriggio con una specie di spasmo di tinta panica, un odore di selvatico, tutte cose che agli artisti piacciono enormemente. E allora parliamo di pittura. Qui devo confessarvi un'altra mia mania o fissazione, che consiste nel fatto che tutte le volte che io mi trovo davanti ad un dipinto emozionante, non ha importanza che sia figurativo, astratto, informale, io mi faccio la rituale domanda: che ora è? Intendo dire, che ora è nel dipinto? La cosa è cominciata molto tempo fa nel piccolo museo di San Sepolcro davanti alla resurrezione di Piero della Francesca. E lì, davanti a questi colori verdognoli, all'equilibrio particolare dei piani orizzontale e verticale, all'atmosfera di attesa, di stupore, ma anche di magia di quel dipinto, io mi sono detto con la massima sicurezza: sono le 3:15 del pomeriggio. Ed è continuata questa persecuzione. Ma veniamo un po' più verso il nostro amatissimo Novecento. E qui possiamo dire che il pomeriggio è stato frequentato molto dagli artisti. Mi viene in mente così, molto in fretta, al volo, Debussy con il suo preludio al pomeriggio di un fauno, scritto in verità alla fine dell'Ottocento, negli ultimi anni, ma in verità musica novecentista a tutti gli effetti. E qui va però osservato che certi riferimenti ellenistici, chiamiamoli così, di questo grande musicista vanno riportati anche alle ricerche modali che lui faceva, con ricorso frequente alle scale antiche, dorica, lidia, mesolidia, frigia. Lasciamo stare la musica, la letteratura, io direi di scartare Lorca ed Hemingway, perché per loro il pomeriggio era più che altro la coincidenza con gli orari delle corride. Mi accontenterei invece a buon diritto del meriggiare pallido sorto di Montale, e magari, se volete, pensiamo un attimo a quel novecentista di cui in questo momento non ricordo il nome, che ha scritto "Il sole è un lampo giallo al parabrezza". Ma torniamo in pittura. Bene, in pittura io credo sicuramente luci meridiane siano quelle che troviamo nei quadri del periodo metafisico di Carrà e di De Chirico. Meridiana, la luce da solaio, friabile, di certi quadri di Morandi. Ma se devo scegliere, io punto direttamente verso un artista tra i miei preferiti, che è Massimo Campigli. Dunque, intanto è molto interessante la mistura etnica di questo pittore, mezzo tedesco e mezzo etrusco, toscano, ma di linea etrusca, lo dice tutta la sua pittura. E sugli etruschi faccio una parentesi: io non sono interessato alla loro storia, ma ne avverto la presenza, mi capita. Cioè, se io transito in un luogo che fu abitato dagli etruschi, dal colore del terreno, da certe luci dell'aria, da certe bave delle nuvole, sono sicuro che quello era il loro territorio. Mi è capitato addirittura di arrivare al massimo della libidine in quel senso a San Francisco in America, città inquieta dal punto di vista delle luci del giorno che si alternano continuamente, e mi sono detto: questa è una città etrusca. Ma torniamo a Campigli. Bene. Torniamo a Campigli. Campigli che dipingeva soltanto donne, costruite secondo la formula del triangolo,
o meglio ancora della clessidra. Queste donne che venivano da lui radunate in luoghi chiusi come degli alveari, oppure in luoghi come delle sale di teatro, o delle scalinate, anche queste concepite sempre in forma triangolare, con questa fissità felice nello sguardo, rassegnata ma anche felice nello sguardo. Ebbene, io mi ricordo in una bella intervista di tanti anni fa in televisione di Campigli, il quale spiegava come aveva scelto i colori della sua tavolozza, e lui diceva: in omaggio alle mie origini toscane ho scelto le terre, pochi colori, le terre, quindi terre bruciate, terre scure, ocre, giallastre, pochissimo azzurro, sempre cinerino, quasi impercettibile. E si tratta di una scelta, secondo me, assolutamente meridiana, secondo quello che accennavo prima. Ma io a questo punto vorrei dire che c'è stato un altro pittore che ha centrato del pomeriggio un'essenza a cui altri non erano arrivati, e guarda caso è un grande artista di queste vostre contrade, Osvaldo Licini. Ora, mentre prima dicevamo di Campigli questi colori bruciati, spenti, con Licini, parlo del Licini soprattutto delle Amalassunte, degli Angeli Ribelli, abbiamo dei fondali che poi sono il cielo del quadro, dei fondali pitturati con dei colori sfacciatamente eclatanti, quasi artificiali, un rosso bandiera, un giallo cromo carico, un azzurro addirittura ovvio, su cui lui tratteggiava con un segno nero, qualche volta alonato di bianco, queste figure di trasvolanti, con un segno che poteva sembrare addirittura infantile, ma in verità era voluto, cercato, scavato. Secondo me lui aveva captato del pomeriggio questa essenza, l'elettricità, perché noi vediamo questi fondali dove non troviamo stelle e pianeti, perché questi sono resi invisibili dalla mancanza di oscurità. Ma c'è qualche cosa che ci fa sentire proprio dietro questi fondali stelle e pianeti che urlano con voce gutturale la loro presenza. E questo è il pomeriggio di Licini. Adesso facciamo un altro salto, triplo salto mortale. Parlavamo di ocre e andiamo nella letteratura latina. Gli apologisti cristiani. Io mi ricordo dai tempi di scuola tre nomi: Tertulliano, Lattanzio, Arnobbio. Questi avevano di caratteristico il fatto di spingere la loro professione di fede, non certamente in senso mistico, ma nel senso della vendetta, della rabbia contro i persecutori. C'è in loro il senso di un incendio. C'è lontano la sensazione di un rullare continuo di tamburi, di un safare indemoniato. Questo mi permette di fare l'ultimo volo pindarico, poi avrò finito finalmente per voi. E cioè Negritudine, Apologia. E passiamo all'orchestra di Louis Russell, orchestra nera americana. Ma questo perché? Perché non ve l'ho detto prima, perché mi sono dimenticato. Il singolare di questi apologisti cristiani era che erano tutti negri e africani. Allora, l'orchestra di Louis Russell, orchestra che ha funzionato tra il 1928 e il 1942,
Era un'orchestra dotata di un'energia e di un senso della negritudine forse superiore a tutte le altre, formata da grandi musicisti, propugnava il gusto di Harlem, gusto nero, ma senza proclami, senza niente di esterno alla musica stessa, lo faceva con la pronuncia sugli strumenti, con il tipo di ritmo, con il tipo di swing. Un'orchestra che ha accompagnato Louis Armstrong in una serie di indimenticabili dischi. C'erano dei musicisti molto importanti, molto particolari, dal grande contrabbassista Pops Foster al grande sax alto Charlie Holmes, ma soprattutto il grande stregone nero, il trombonista J.C. Higginbotham. Qualcuno mi potrà dire, sì, però Duke Ellington ha fatto anche lui, sì, nello stesso periodo, è vero, con dei musicisti demoniaci anche questi qui. Dal grande Tricky Sam al grande Johnny Hodges al grande Bob Marley, Cootie Williams. Però quello che proponeva Ellington lascia un po' il dubbio che non fosse la negritudine portata su un piatto d'argento al mondo dei bianchi, un po' come funzionava con il locale notturno Cotton Club quando allora Harlem non era ancora chiusa a riccio sulle proprie convinzioni ideologiche e sociali. L'orchestra di Louis Russell invece è stata un'orchestra di apologisti, con la massima naturalezza, con la stessa naturalezza con cui è transitata dal folklore più profondo e più anonimo all'arte consapevole. Bene, la discografia ci ha lasciato tutti i dati possibili di questa orchestra, cioè la composizione dei musicisti, il giorno, il mese e l'anno. Non ci ha lasciato detto che ora, ma lasciatemi sognare che quelle registrazioni siano venute di pomeriggio. Non bocciatemi, laureatemi comunque.